Dice sì o interferisce no? Può bene interferire, perché no? Cioè, l'esperimento è questo, no? Tre, uno tutto rosso, uno tutto blu e uno bipolare. Tre, non 50, 60, può benissimo interferire. Comunque, oltre a dire alla pari, c'è alla dispari, nel senso di favorire il rosso. Allora, che semplicemente che superi il 50%, e ragazzi, 51 meno 28 circa, fa circa 20. Allora, sono 20 quelli che pensano che è più del 50%? Tutti gli altri effettivamente pensano così o semplicemente non si pronunciano? Datemi una risposta, perché io sennò qua marco 1 e poi dico non si pronunciano, non dichiarano nulla. Vabbè, è un pasticcio, però tutti gli altri. Chi è favorevole alla metà maggiore del 50? 1, 2, 3. Che sia rossa. Che sia rossa, sì. Ne vedo 4. Quindi lei favorisce il blu. Allora, minore del 50%, 1. Poi maggiore del 50%, ne ho visti 4 in tutto. E poi c'è un certo numero che non so, non si dichiara. Guardate, tecnicamente avrei preferito dire lei cosa pensa, lei cosa pensa, lei cosa pensa, per avere un conteggio esatto e un'indicazione esatta. Ora però io vorrei vedere se riusciamo a pervenire a una valutazione sulla quale tutti siamo d'accordo. Che è un primo fatto, badate, non è un dire pervenire a una verità scientifica, perché anche una verità scientifica non è che un atto sociale strutturato a un livello così profondo, così intimamente legato con la natura dell'uomo conoscitiva, che diventa semplicemente un atto universalmente condiviso, come sono più o meno il linguaggio, il significato delle parole, ma l'uomo nella storia ha anche dimostrato di avere atteggiamenti in un certo periodo quasi universalmente condivisi e che pure sono risultati un terribile trauma sociale. Vedi ad esempio l'Olocausto, che non dico che fosse universalmente condiviso, ma che ha avuto una condivisione tale che milioni di persone hanno potuto essere prelevate dalla casa e uccise senza che altri intervenissero o li intendessero. Quindi diamoci piano poi a dire arriviamo a una verità, tanto non sappiamo se ci arriviamo e poi non credo che avremo modo di discutere in che senso arriveremo a una verità, però possiamo fare ogni sforzo serio per arrivare a qualcosa di cui siamo sufficientemente convinti, in modo da dire ora non la sparo più come ipotesi, ma sento, capisco da solo che questo è quello che devo credere. Argomentare qualche cosa ad un livello tale da dire ho capito, mi sento di aver capito. Ciò non vuol dire che non possa poi contenere un errore quello che abbiamo capito, ma siamo comunque giudici di noi stessi. Allora, chi sostiene 50% cerchi di, e anche gli altri, ognuno insomma cerchi di dare una qualche motivazione alla sua valutazione. Naturalmente può anche darsi che qualcuno dica io sento, lo intuisco, ma non so dare una valutazione. Però sono tanti quelli che hanno detto 50%, sono pochi quelli che hanno espresso opinione diversa e c'è un certo numero di persone, uno, un docente che dice io so già questa cosa e quindi non, se no la rovino, e sono molti di voi che non si sono espressi. Adesso per favore difendete le vostre opinioni e soprattutto fatele diventare davvero vostre, andate forse. Chi pensa che vuol dire qualcosa lo faccia. Allora, la medaglietta blu 2.
veramente e sta cominciando in modo dettagliato. Siccome vediamo una faccia rossa, la medaglietta blu gli ha già dato un nome, un cognome, ma tutti siamo d'accordo per giudicarla, vai lì. Quindi abbiamo una medaglietta che è sopra rossa. Una che è sopra rossa e sotto blu e una che è sopra rossa e sotto rossa. Sì. Quindi essendo rosso sopra, sotto sappiamo che può essere o blu o rossa al 50%. No, no. Ora vi posso divertire un attimo. Guardi, mi diverto un attimo. È la stessa tonalità di rosso su entrambe le facce. All'altra faccia rossa. L'altro di questi